Importante ricognizione energetica nel comune di Jedolo per ricostruire il tema del risparmio energetico, non penalizzare i cittadini, ridistribuire alle famiglie in cosiddetta povertà energetica e trovare uno sviluppo per il futuro. Fino ad oggi abbiamo già effettuato 1.800.000 euro di interventi sulla riqualificazione della pubblica illuminazione a LED e stiamo attuando in questo momento già finanziati 1.700.000 euro di ulteriori interventi sugli immobili comunali, uno concluso sulle scuole elementari con l'accumulo che ne renderà quindi energeticamente indipendente la struttura, uno in partenza di 200.000 euro sulle scuole elementari e 1.400.000 euro invece che partirà sulla piscina con una riqualificazione che taglierà del 50% i consumi dell'immobile più energetico che abbiamo come comune di Jedolo. 1.400.000 per la piscina, un finanziamento a tasso zero. Questo vuol dire che il comune risparmierà sul finanziamento dell'opera una somma importante tra i 200.000 e 300.000 euro di interessi nel periodo di realizzazione dell'intervento. 20.000 euro di risparmio sulle luminarie natalizie andranno a dare un immediato contributo alle famiglie in difficoltà economica per le bollette. Sì, abbiamo fatto questa scelta di ridurre di 20.000 euro i costi sulla realizzazione, appunto, l'installazione delle luminarie natalizie e mettendoli su un fondo per la povertà energetica, questo tema purtroppo di grande attualità, quindi siamo pronti a sostenere le nostre famiglie, al quale va aggiunto già un intervento di 25.000 euro fatto per sterilizzare gli aumenti della TARI per le attività commerciali del paese, fatto appunto per ridurre l'impatto della nuova modalità di calcolo di ARERA che avrebbe portato altrimenti a un incremento di 25.000 euro dei costi complessivi sull'attività commerciale. Tutto questo però non basta, perché Jedolo sta pensando ad un futuro che abbia una propria produzione energetica. Noi abbiamo la fortuna di avere un consorzio forestale, un presidente e un direttore molto dinamici che hanno raccolto un po' una sfida che è un nostro pallino da sempre, che è quello di valorizzare la filiera bosco, legno, energia, tema sul quale troppo poco si era fatto in passato, e noi ovviamente puntiamo sulla produzione di pellet dallo scarto forestale. Chiaramente questo è un progetto dove noi facciamo il capofila, dove i fondi arrivano in maniera determinante da Regione Lombardia. È un progetto che noi condividiamo con tutti i soci di consorzio e che soprattutto è un progetto che noi cofinanzieremo transitando dal nostro bilancio i fondi, ma dove ovviamente dal punto di vista della messa a terra dell'idea il merito va davvero a Consorzio Forestale.